tuo partner o la tua partner sono dei manipolatori. Te ne sei reso conto? Hai il dubbio? Hai visto un video su YouTube? Hai parlato con un'amica e inizia a girarti per la testa l'idea che, accidenti, è proprio la persona con cui stai a essere manipolatore, a manipolarti. Quali sono i segnali più evidenti di questo tipo di personalità e di quello che sta succedendo? Prima cosa che dobbiamo notare è che il manipolatore è un bugiardo cronico e soprattutto dice bugie anche quando evidentemente non ce ne sarebbe motivo. Tante volte magari ci dice qualcosa e noi poi dopo 2 o 3 giorni diciamo: oh, ma sai, l'altro giorno mi avevi detto, eh? Ah no, non è vero. E noi rimaniamo un attimo così, con l'occhio sgranato, diciamo, a me sembrava di averlo sentito, ma sa, su cose anche non importanti, per cui su cose su cui noi al momento non abbiamo fatto così tanta attenzione. Se ci viene questo dubbio, e so che è brutto da fare, ma mettiamo qualche piccola trappola lungo il percorso del nostro manipolatore e cerchiamo di ricordarci con un po' di attenzione quello che ci dice. Se iniziamo a vedere che questo comportamento, cioè della bugia, sia, ripeto, per le cose grandi che per le cose piccole e inutili, è persistente. Mi spiace, ma siamo davanti a una persona manipolatrice. La persona manipolatrice non è, come possiamo pensare, un Machiavelli particolarmente furbo. È solo e semplicemente una persona che non riesce ad accettare la realtà e quindi si costruisce dei mondi. Mondi che non sono statici, sono variabili, per cui magari con noi costruisce un certo tipo di mondo. Con un'altra persona ne costruisce un altro ed è per questo che sono sempre o quasi sempre, oserei dire sempre, ma non siamo categorici, dei partner che tradiscono. Perché hanno questa necessità di avere una serie di mondi perché non riescono a essere stabili in un mondo concreto perché non sono centrati su loro stessi. Le bugie, come dicevo, possono essere di 100 sfumature, dall'economico al tradire, al non voler far cose che scocciano, inventare scuse peraltro stupide e banali. Quindi questa parte, quella della bugia, sempre, sempre teniamola chiarissima. Un partner bugiardo è un partner manipolatore. Un partner manipolatore è bugiardo, è il meccanismo di base. Un partner manipolatore vuole sentire di avere il potere su di noi. Il potere lo attua in modi differenti, tra l'altro contrapposti. Quindi potrebbe essere una persona estremamente svalutante nei nostri confronti. Quindi una persona che ci dice tu non vali niente, senza di me tu non riesci a fare niente, come di contro potrebbe essere una persona che ci dice oh tu sei fantastica, sei eccezionale, come me non ti capisce nessuno. Vedete che pur sembrando due atteggiamenti agli antipodi, la base, il centro, rimane il manipolatore perché sia che tu non vali niente e lui è l'unica persona che ti dà attenzione, sia che tu sei eccezionale e tutti gli altri non capiscono quanto sei eccezionale tranne lui, il punto, il tuo focus rimane sempre lui. E questo è fatto dal manipolatore appunto per isolarti, perché chiaramente se tu sei isolata e lui diventa il tuo unico punto di riferimento, tu sei estremamente maneggiabile e manipolabile. Se tu invece hai una tua cerchia esterna di persone con cui ti confronti, è chiaro che il gioco del manipolatore non è oggi,
non è domani, ma viene allo scoperto. Magari un amico o un'amica vi fanno notare le incongruenze di quello che dice il vostro partner o la vostra partner, è chiaro, questo diventa un confronto tale per cui voi iniziate, tra virgolette, un pochino ad aprire gli occhi e ad uscire dalla cerchia, dall'ombrello del manipolatore e della manipolatrice. Da qui chiaramente diventa un po' un percorso, perché logicamente il manipolatore che cos'è che è instillato in voi? Senso di colpa, insicurezza, ricatto emotivo, dipendenza emotiva, e quindi ci ha rese poco lucidi nel guardare che cosa abbiamo davanti, che cosa ci sta facendo. Quindi il percorso è prima di tutto rendersi conto di avere a che fare con un partner o una partner che ci stanno manipolando. Dopo che ce ne siamo resi conto, c'è tutta la parte di superamento di questa manipolazione. Perché? Perché la manipolazione è profonda, cioè queste persone sono abbastanza acute, ma lo fanno istinto, non sono particolarmente intelligenti, ecco, capiamoci. A istinto vanno a colpire le nostre debolezze. Quindi, se noi abbiamo avuto ipoteticamente un genitore che ci faceva sentire in colpa, siamo cresciuti in un certo modo, oppure una mancanza di affetto, il partner manipolatore qui va a colpire. Quindi lui sarà quello che ci fa o lei sentire in colpa, lui o lei saranno quello che ci fa sentire amato, amata, lui o lei saranno quelli che ci stanno vicini nel momento del bisogno, quindi anticipando magari anche dei desideri, e questo ci confonde moltissimo. Tanti partner manipolatori sono persone che fanno cose per noi. E noi pensiamo, mi ama, è tanto buono con me. Finché arriviamo a un punto in cui noi, per una serie di casualità o perché istintivamente stiamo costruendo una solidità maggiore, iniziamo a emanciparci. E che cosa succede? Lì ci rendiamo proprio conto del meccanismo per cui il partner manipolatore tende quasi a anticipare i nostri desideri, i nostri bisogni, a farli diventare delle necessità e dei bisogni in modo da poterci essere, ma non essere per noi, per quello che desideriamo noi, per quello che ci fa crescere e ci fa star bene, ma per continuare ad avere questo fortissimo senso di controllo sulla nostra vita. E lo fa, ricordiamocelo sempre, perché non riesce ad avere il controllo sulla sua. Quindi trasla in esterno. E questo atteggiamento, mi dispiace dirlo, non siamo i fortunati che abbiamo vinto la lotteria, lo fanno che più che meno con tutti. Quindi lo faranno nel privato, poi ripeto, il partner manipolatore tradisce, per cui lo farà anche con altre donne, con altri uomini chiaramente, lo farà sul lavoro, lo farà purtroppo spesso anche con i figli, di dire cose, promettere cose che poi magari non vengono mantenute. Tutta questa, diciamo, scenografia è difficile da capire, perché appunto nella misura in cui ci vogliono manipolare, vengono incontro anche ai desideri, per cui spesso e volentieri ci si rende conto di aver avuto un partner estremamente manipolatore e abusante dopo anni, 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 in cui tra l'altro anche la cerchia di amici ci diceva: ma lui o lei sono tanto carini con te, fanno un sacco di cose con te, ma di che cosa ti lamenti? E sembriamo noi quelli un po' pazzerelli, perché abbiamo questo strano tarlo che ci continua a girare nel cervello. Come dico sempre, quando avete un dubbio, sedetevi,
Fate un bel respiro e guardate in faccia da dove arriva questo dubbio, perché se avete il dubbio, un motivo ci sarà. Quindi andare a guardare le cose con un attimo più d'attenzione non fa mai male. Chiedo a tutti di lasciare anche un commento sotto al video, perché sono convinta che questo tema della manipolazione sia molto più labile, più sfumato di quello che tante volte ognuno di noi non arriva a focalizzare. Quindi le esperienze di tutti quanti possono essere veramente importanti per aiutare altre persone a capire cosa sta succedendo. Da lì in poi ognuno è libero delle sue scelte, però il sapere e il capire cosa ci sta succedendo e da dove arriva quel vago senso, appunto, come vi dicevo, di disagio che abbiamo, è importantissimo per essere poi consci di quello che ci succede e di che direzione vogliamo poi prendere, che può anche non essere una decisione drastica o una direzione netta. Possiamo anche pian pianino fare un percorso in tranquillità, perché come sempre nessuno deve decidere per noi i nostri modi e i nostri tempi. Però è anche carino confrontarsi, perché spesso e volentieri, appunto, queste dinamiche rimangono un po' così, come la nebbia nell'aria, e non riusciamo noi stessi bene a capire cosa sta succedendo.